Davide, Daniela, perché nessuno è pronto? Dove siete? Dobbiamo registrare la terza puntata! Vabbè, sigla! E ben ritrovati su Buvish TV. Oggi vi parliamo di luna di miele e non certo perché siamo diventati un'agenzia matrimoniale, ma perché Honeymoons, in traduzione lune di miele, è il titolo del film che giovedì 18 ottobre è stato proiettato presso il Palazzo Galeota nell'ambito della rassegna Buena Vision in lingua albanese. Honeymoons è un film del 2009 del regista serbo Goran Paskaljevic. La pellicola è concepita come un trittico. La prima parte segue la storia di Meilinda e Nick che lasciano l'Albania per raggiungere in nave l'Italia. La seconda parte segue invece le vicende di Marco e Vera che lasciano in treno la Serbia per dirigersi attraverso l'Ungheria in Austria. La terza parte segue in parallelo i destini delle due coppie, che in realtà durante il film non si incontreranno mai. Honeymoons è la prima coproduzione Serbia-Albania a indicare il superamento della storica inimicizia tra questi due paesi. Le telecamere di Buvish TV, che sono sempre in movimento, si sono recate per noi presso Palazzo Galeota per cogliere alcuni momenti della proiezione di Honeymoons e in particolar modo per ascoltare l'opinione del curatore di rassegna, Gianluca Nitti. Stasera si conclude la rassegna Buena Vision dedicata all'Albania. È la seconda microrassegna che facciamo. Devo dire che l'affluenza del pubblico è stata veramente notevole. Evidentemente si ha voglia di approcciarsi e conoscere culture, lingue, tradizioni diverse rispetto alle nostre, probabilmente anche per cercare di abbattere un pregiudizio, pregiudizio che si può abbattere solamente attraverso la conoscenza. Una delle caratteristiche della rassegna Buena Vision è il dibattito di fine film condotto dal curatore della rassegna stessa con l'ausilio del mediatore linguistico dell'associazione Amit Simbiosi Moderne. La microrassegna Buena Vision Albania ha visto l'intervento della mediatrice linguistico-culturale Gangen Doci. Ci parli un po' del matrimonio albanese. Che tipo di matrimoni si fanno in Albania? Ha ancora importanza il lato religioso oppure è diventato preponderante anche il lato commerciale come nei paesi occidentali, insomma? Allora, l'importante è infatti il dato religioso, sì, qui non so, ma comunque ci sono stati molti casi in passato che se un cattolico si doveva, non so, fidanzare o sposarsi con un musulmano, insomma, le famiglie proprio non, o dovevano scappare di là o cioè, non li accettavano. C'è ancora oggi questa cosa, ma un po' di meno, comunque si sta un po', per quanto comunque vi dico e vi assicuro che nel senso che in Albania siamo tre religioni, cattolici, musulmani e ortodossi, ma c'è veramente, soprattutto a livello anche, a livello statale, a livello comunque vanno molto molto d'accordo anche. Qualcuno vuole rivolgere una domanda, una curiosità che vuole sapere da Gange, anche a proposito del tema trattato dal film. O anche altro, Sì, quello che volete voi, certo. Ricordo che diversi anni fa, forse 30 anni fa, quando arrivarono gli albanesi qui in Italia, in tanti, l'Italia, gli italiani avevano paura e insomma hanno osteggiato in tutti i modi, lo abbiamo fatto, non dico Finché non ci avete conosciuto. solo noi, perché anch'io faccio parte di Sì. questa comunità. Stavo dicendo questo, finché non ci avete conosciuti un po' bene, Sì, nel senso, perché perché poi è sempre giustamente chi non quello, si conosce dice ma chi. no? Gangi, allora, cosa pensi di tutta questa rassegna dedicata alla cultura albanese?
Senta, sono rimasta veramente molto contenta comunque, è stata veramente bellissimo, è stato molto anche partecipativa, insomma, perché si vedevano che le persone erano proprio anche molto curiose a vedere e a capire un po' della nostra cultura, insomma, di tutte queste cose così. Sono stata molto molto contenta. La conclusione della micro rassegna Buena Vision Albania è stata anche l'occasione per gustare un piatto tipico di questa nazione. La mediatrice Gange ha preparato per il pubblico di Buvish un dolce tipico albanese di nome baklava. E c'è una ragione per cui il mio caffè non è qui? È morta forse? Il prossimo appuntamento con le rassegne del progetto Buvish è fissato per lunedì 22 ottobre alle ore 17 presso il Palazzo Galeota della Città Vecchia. Per la rassegna Anni Ruggenti ci sarà la proiezione del film Rosso come il cielo. Adesso che il caffè è arrivato, non mi resta che dirvi che potete contattarci al nostro indirizzo email info@buvish.it, potete trovarci su Facebook alla voce Progetto Buvish o addirittura potete venirci a trovare presso lo Studio 2 di Via Maturi 19 a Taranto.